Marino, e quindi naturalmente ci sarà stato un errore che noi nella nostra postazione non abbiamo visto. Mentre invece sulla A112 color giallo sta passando proprio di fronte a noi in questo momento è il numero 18 Luciano Favaro, quindi Scalabrine contro Favaro. Vediamo, siamo alle battute finali per Scalabrine e Favaro. Molto bene, entrambi i piloti stanno guidando veramente al limite sotto un'incessante pioggia. Molto bene, siamo pronti per le sfide attesissime degli Historic Rally Milano. Numero 10, Claudio Ferron con la sua Opel Kadett GTE. Allo start. Attenzione con un colpo di freno a mano, la mette in traverso. Molto bene il controllo di fare. Direi che Fabi si sia in vantaggio. Ancora si aiuta con il freno. Attenzione. Allora, a questo punto ti darei subito la linea, caro. Sì,
siamo nelle fasi finali di questa prima sfida e abbiamo Fabis contro Claudio Ferrone. Fabio Ferrone su Amendanet, sentite sicuramente e siamo prontissimi a vedere chi taglierà per primo il traguardo. Fabis che vince comodamente su un ottimo Ferron su Open Cadet GTE. Fantastica questa gara. Caro Filippo, sai dirmi qualcosa? Tu che ormai sei una Wikipedia dell'autoclassica, non hai informazioni a riguardo? Ora attendiamo la Porsche 911 ST. Marco De Marco e il rombo della Porsche è del numero 5, Franco Vasino. Tutto pronto per quest'altra entusiasmante sfida. Ringraziamo tutti i partecipanti che nonostante la pioggia battente sono qui ad osservare queste gare. Partiti! Parte molto bene De Marco, ma con la trazione integrale il vantaggio in partenza almeno è notevole. C'è stato un testa coda della Porsche, c'è stato un testa coda e nulla di fatto, ripartito subito, ma questo ha avvantaggiato ancora di più la Audi 4 di De Marco. Intanto di nuovo sollecitiamo il pilota col numero 4, Dino Fabbrica Salvatore. Due vetture dalla potenza incredibile, chiaramente su condizioni di bagnato ma anche su condizioni di asciutto l'Audi 4 con trazione integrale ha una maggiore aderenza sicuramente, quindi è in vantaggio. Attenzione, qua c'è una sfida in casa tra due Porsche 911, attenzione sui motori, pronti allo start, partiti! Dovremmo avere in pista Alessandro Trentin. E poi con il numero 4
colore fabbrica Porsche 911 GR, fabbrica contro Trentini. Fabbrica contro Trentini, attenzione, una sfida a tutta casa Porsche. Lasciamo il sound di queste Porsche fantastiche, diciamo che questo suono entri anche nei padiglioni. Salvatore, testa coda, una piccola informazione al mio collega Filippo riguardante il modello di queste vetture che abbiamo adesso in vista. Queste sono delle 911 di anni 80, primissimi anni 80, fine anni 70, quindi chiaramente tutte messe giù da gara, come si suol dire, quindi preparate all'estremo, quindi con dei motori fantastiche, motore a sbalzo, motore boxer a sbalzo, quindi molto complicato da guidare, ma avendo il motore molto spostato sul posteriore, si hanno delle notevoli difficoltà anche nel setup. Questa uscita di Truca si fa veramente dei cavalli e bizzarriti. Diversi modelli che hanno fatto un grande scalpore negli anni 80 a risaltare e avere un restyling avendo un sacco di successo. Signori, io sono al commento dell'area gare diretta da questa Milano Autoclassica. Noi andiamo avanti con un po' di musica, lo facciamo con Asher, 2 di radio, ore 15 e 28 minuti. In questo momento l'ingresso in pista è per Scalambrin e Domenichini, numero 12 Raffaele Scalambrin con numero 14 Giacomo Domenichini, pronti per gara 3 con le A112 Abarth, tutto pronto. Raffaele Scalambrin, gare veramente molto intense queste delle A112 dove il livello è veramente molto simile e Giacomo Domenichini. Ora vediamo se Scalambrin riuscirà a recuperare un po' di terreno perduto. Vediamo se ce la metterà tutta. Ora c'è un altro passaggio, si incrociano nel curvone insieme